ha la stessa torre del Centurion, uguale. Stesso cannone, ha lo scafo molto più, più corazzato, però la piastra superiore del Carnarvon non la buchi neanche se vuoi, eh. In Uldao. Cioè, cos'è, un 127 angolato a 61 gradi ti fa un equivalente di 240. Vabbè, facciamone una. Voglio provare questa beauty di... Ma vaffanculo! Di casa. Tanto lui si incazza. Sì, perché è mezzo ubriaco. Mezzo? Intero? Sì, sì, sì. Sentilo. Questa è una mappa di merda per noi come inglesi, eh. No, una mappa del merda. Sì, no. Una mappa del merda. Cioè, hai la fazione perfetta per combattere a lunga distanza, possibilmente in Uldown, e devi giocare una mappa close quarter. Top tier. Top tier, vabbè. Almeno quello. Io andrei su B, su C. Su C? E... io porto il mio amore. Il mio amor. Questo è il mio carro meta. E io l'ho giocato quando ero ancora 6-3. E massacrava tutto. Non c'era storia. Era una macchina di morte, cazzo. A 6-3 finire a tipo a 5-7 contro i Tiger e li tiravi giù tutti, come ridere, cioè proprio... Beh già, adesso quando finisce 5-7. Sì, ma prima era più comune finirci, adesso è quasi miracolo. Cioè, dovevo finire... come questa partita che è un più culo che altro. Cioè. Ma il cannone, questo cannone inglese, il 20 pounder, che calibro è? 85. 83. Ah, 83. 83? Sì, c'è scritto 83. Hanno messo il calibro delle munizioni. Considera che io leggo 84. 84 leggi? Se io passo sopra il cannone, se passo sopra il proiettile mi dice 83. È scritto 83, sì, ma sul cannone è scritto 84. È vero. Ma sono tipo sono ok, mi allargo sulla sinistra, allora. Coprimi un attimo. Davanti a noi, Tiger, mancato. Gli ho fatto tutta la torre. Al Tiger? Davanti a noi, altro Tiger. Raso. Ottimo. Mi ricordavo che non aveva una ricarica fenomenale. Attenzione appena esci. Non vedo niente, no, ma... non esco, voglio portare a pushare il Tiger. Ah, eccolo lì. Peccato. Finiscilo, finiscilo. Cingolo. Non lo vedo più. Artigliere. Attenzione di fianco a me, dietro il muro. Sto pushando il Tiger. Mi butto nella casa perché mi stanno sparando dallo spawn. Ok. Vabbè, era un Panzer 4. Ah, è morto, ok. C'è un Waffentrager qui da me. Dietro la casa, ah no, lo vedo. Un attimo, ce l'ho fatta. Ottimo. Attenzione a sinistra, due Tiger. Esterni, esterni? Sì, sì. Sinistra... però non vedo lo spawn in questo momento. Ma vabbè. Sinistra verso il capannone o sinistra, sinistra? Qui, qui. Ah no, sinistra, sinistra. Okay. È nel vicolo, è nel loro spawn, è appena spawnato un tizio. Sta pushando attraverso il muro. Sopra lo stesso c'è anche una parte in... attento, 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 attento. Qua. Ok, c'è una lana di Guderian, eh. Non può sparare, ma è ancora lì. Cos'è che c'è? L'anatra di Guderian, il Panther 470. L'anatra di Guderian. Ma l'anatra di Guderian, ma come pensi che io possa sapere cosa sia l'anatra di Guderian? Non sapevi. Lo chiamavano l'anatra di Guderian. Cacciatore di Guderian. Oddio. Porca troia. Dov'era? Era lì nel tunnel che ti ho chiamato ancora 6 ore fa. Avevo capito che pensavo avessi fatto. L'anatra di Guderian. Sì, che cazzo è? Ma giuro, figa, la chiamavano l'anatra di Guderian. Ma che cos'è? Ma guarda, salvo gli ultimi 10 minuti.
Ma che cazzo? Ma ehi, c'è l'anatra di Guderian in cima, ma che cazzo è? Si chiamava Anatra di Oh, può Guderian. chiamarsi anche Gianni per quello che mi interessa, ma l'anatra di Guderian. Ma anche lì, ma un nome più rapido da dire. L'anatra! Cioè, voglio dire, boh, lo chiami 470 in mezzo Eh no, secondo l'hai ricordavo detto. il nome! Ti ricordavi l'anatra di Guderian? Ricordavo l'anatra di Guderian io! Tanto in fretta per quello che ci hanno detto, che abbiamo chiesto di nuovo cosa hai detto. Invece di dire Panzer 4, Non hai me lo ricordavo! Non mi ricordavo! Mi chiamavo l'altro di Guderian. Ok, riprendo il centro di Cio. Sono rientrato col... C'è un Panther appena spawnato allora. Sì, ma Quindi rientro col Carnavron. probabilmente. Un'altra lata di Guderian. Un Pershing. Che si becca un altro colpo fra qualche secondo. È un P47 in volo? Non lo so. Per causa del suono sì, sembra un americano. L'anatra di Guderian. Sì, Che ti ha ucciso comunque, gli ho fatto salvente invece di fargli l'artigliere perché quello vedevo. L'anatra di Guderian. la sei immaginata la scena, Donvero? Sì, ma anche l'anatra mi sono immaginato. E Guderian che si porta passeggio l'anatra. Esatto. Il 470 ha ucciso un Arle, ma non so dove. Potrebbe essere nel suo spawn. Ma l'ha ucciso dentro la fabbrica. No, No, guarda, ho sbagliato spawn, adesso arrivo. no, ma Ucciso stai, no, ma stai, spawn. stai pure di là, stai pure di là, dai manforte a quel lato. Oh, questo Panther si è appena mangiato 4 colpi, non ti dico altro. 5 colpi, alza la testa, Ah, sulle ok, 470 se lo sono fatti. l'abbiamo fatta. Ah, ma stavano già spawn camperando di là. Eh sì, per quello infatti. Oh, bomba. Ok, no, niente, siamo salvi. L'anatra di Guderian, L'anatra questo di qua. Guderian. No, nel senso che... Sicuro! Ma poi perché l'anatra di Guderian? Non lo so, forse per la forma particolare. Cioè, pensate che il Panzer 470 ha tipo il triangolo davanti, molto soffuso. Il triangolo di Guderian. Il triangolo di Guderian, esatto. Au! Che cazzo stava? Ehi là là, Oh no! dove va quello? Un'altra anatra! È la migrazione! C'era una Flak Panzer 1 che stava provando a falancare larghissimo. Sono morto. Oh. Stanno spawncamperando di qua. Ah Ma boh. ci sono un'altra anatra. Sì, vai tranquillo, chiudo verso il centro. Non importa, porto un bambino grasso. Vado a difendere B. Comunque direi che l'abbiamo giocata bene questa partita. Guarda la classifica. Cioè siamo a quanto? 12 kill e 6 assist in 2. Beh, no, non posso neanche dire che sono assist nostri perché alla fine non ho ucciso.